Non c'è poi fa niente, vero Cesare? Succede pure nelle famiglie migliori, anzi soprattutto. È solo che è morto il figlio sbagliato. Beh, saranno contenti i compagni, no? Capirai, adesso c'è pure un fio martire. Morto sul campo di battaglia addirittura. Sarà una soddisfazione. Che poi, quando si vince sta guerra? Che a me mi pare che morite solo voi. Sto mondo migliore. A me mi sembra solo che è un grandissimo pezzo di merda. Se ne sta là, voi combattete per lui, a lui non gliene frega un cazzo. Hai finito? Brava, hai detto la preghierina tua. Oh, te ne va. Va a giocare a nascondino. O vedi che succede a fare il lavoro del padre. E mi sa che c'avevo ragione Ma come fai a averci ragione, te? Te ci hai avuto talmente tanta paura nella vita tua che gliene hai regalata la vita. E beh, è sempre meglio che regalarla a te. Se no adesso probabilmente mi ritrovavo a 20 centimetri sottoterra, vero? Te sei morta da quando sei nata, ma ancora non lo sai. A me me ne sono morti due dei figli, non uno. Al funerale del primo mica ci sei andato. E manca quello del secondo, E vado. te credo! Ci vuole coraggio andare al funerale di uno che hai ammazzato te. Ah, te ne vai. Bravo. Bravo, vattene! Vattene, complimenti! Torna a giocare alla guerra che non si vince! Vai, vai, va a combattere! La guerra vera ce l'ha sempre avuta dentro casa e ci ha avuto i coglioni di combatterla! È vero? Ah, torni! Me vuoi menà? Dai, dai, provaci! Provaci! Così magari mi faccio 30 anni per un cazzo di valido motivo! Quando eravamo ragazzini, al compleanno tu facevamo sempre la conta e io perdevo sempre per darti il regalo e lo sai perché? Perché ci teneva a dartelo lui. Perché pensava che non gli volevi bene. È per questo che ha fatto il cazzo del tuo lavoro. È per questo. Perché ci aveva paura che solo così gli potevi volere bene. Solo così. Vattene, va.